Sì, è stata un'edizione complessa dal punto di vista organizzativo perché c'è una normativa piuttosto stringente da rispettare. Noi addirittura abbiamo fatto anche di più, siamo andati oltre, diciamo, a quello che è la richiesta, diciamo, del legislatore, perché la nostra priorità era assolutamente la sicurezza. Quindi abbiamo deciso di farlo mantenendo chiaramente tutte le prescrizioni. Ci ha aiutato l'entusiasmo, la passione delle persone che sentivo l'esigenza, che ci trasferiva questa esigenza di aggregarsi, di tornare a parlare di finanza de visu, in presenza, e la risposta di Roma è stata assolutamente interessante. È evidente che non ci sono più, come dire, i numeri delle precedenti edizioni per ovvie ragioni, però secondo me è un elemento da prendere in considerazione. Se gli eventi vengono organizzati in un certo modo, con una buona qualità didattica come in questo caso, secondo me la piazza risponde e poi è un modo per riavviarsi, un modo per anche caricarsi l'uno con l'altro, nel senso che la presenza fisica secondo me consente anche, come dire, di scambiarsi delle energie positive fra persone che condividono la stessa passione. Quindi direi che i numeri sono positivi e anche il sentiment, il clima che si respira in sala di ripartenza, di voglia di lasciarsi una prima parte di 2020 tosta per ognuno di noi alle spalle, si percepisce. L'edizione 2020, la prima grande novità è che ci siamo aperti allo streaming, nel senso che sarebbe stato, come dire, ingeneroso rispetto a chi magari non se la sentiva di venire in presenza o piuttosto era lontano a Roma, privarli di questa grande formazione di qualità. E quindi una delle 6 sale didattiche, è in streaming, va in streaming, quindi può essere comodamente vista da casa gratuitamente. E anche qui il riscontro in termini numerici è veramente importante, nel senso che vedevo che le visualizzazioni sono veramente tante. Diciamo, ulteriore novità rispetto a questa edizione è che abbiamo molto spinto sull'educational. Abbiamo visto che il lockdown ha avvicinato tante persone alle prime armi, cioè ci sono degli incomers che sono arrivati dentro il mercato del trading online fra marzo, aprile e maggio, un sacco di conti nuovi aperti. E probabilmente sono entrati sul mercato più per la noia perché volevano trovarsi un'occupazione alternativa nei periodi di lockdown, però probabilmente non l'hanno fatto, come dire, in maniera con una formazione finanziaria adeguata. E quindi abbiamo fatto 2 sale educational anche per chi ha le prime armi, proprio per cercare di intercettare le esigenze di questi nuovi player che si sono avvicinati al mercato nel periodo di lockdown. Il feedback dai partecipanti è eccellente. Io, insomma, sento adesso la gratitudine delle persone che incontro girando i corridoi, che mi ringraziano per questo coraggio, è una parola grossa, diciamo, per questa voglia di ripartire. Ci accomuna una grande passione per la finanza che, nonostante venga percepito come un mondo arido, in realtà secondo me la finanza personale è un tema importante. Spesso vengono associate alla finanza solo aggettivi negativi, avidità, nonché speculazione e quant'altro. In realtà noi cerchiamo di sposare e veicolare anche un concetto diverso, che è una finanza personale che può aiutare a pianificare meglio il futuro finanziario proprio della propria famiglia e quindi anche una lungimiranza più che una avidità. Quindi il riscontro delle persone è positivo, il riscontro degli espositori anche, chiaramente quest'anno ce ne sono di meno perché molti espositori hanno delle linee aziendali che preferiscono non venire in presenza, è chiaramente una scelta rispettabile che comprendo, però ritengo allo stesso modo che dopo molti tanti streaming, tanta formazione a distanza, secondo me la chiave giusta adesso è tornare alla fisicità e quindi quest'anno gli espositori per ovvie ragioni sono meno presenti, ma confido che poi anche la speranza di tutti noi è che con una situazione si normalizzi, si torni ai numeri e ai fasti del passato. Questa è un po' una cosa che accompagna tutte le edizioni di Investing. Noi vogliamo anche dare questa immagine di una finanza seria ma non seriosa. E allora tutto il mio team si mette in gioco una volta all'anno facendo questo video
che prova a essere ilare e che ha però un obiettivo di fondo, cioè cercare di avvicinare anche le persone che probabilmente non hanno feeling con la finanza e quant'altro in maniera diversa, no? Cercare delle metriche diverse per incuriosirli. E quindi abbiamo pensato che questi video possano essere il veicolo attraverso il quale portare agli eventi anche persone che magari hanno questo bisogno latente di finanza personale e magari attraverso questi video si avvicinano e così. Poi ci divertiamo un sacco a farli e quindi è diventato una sorta di appuntamento fisso, anche un modo per fare team building con le persone che lavorano nel nostro team. E quindi insomma è una tradizione che si ripete, che ci diverte tanto e quindi spero vada avanti anche nel prossimo futuro.